Intanto vi voglio far vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché per salvare, per aiutare il nostro paese bisogna anche salvare la lingua italiana, perché in realtà, come lei poi ci spiegherà anche meglio, può essere un buon investimento economico l'italiano. Sentiamo Paolo Pagliaro. Ricordiamoci di salvare l'Italia, dice il FAI a sostegno della sua campagna di iscrizioni e raccolta fondi per mettere al sicuro pezzi importanti del nostro patrimonio artistico e ambientale, cosa che fa con successo da 40 anni. Ricordiamoci di salvare l'italiano, dice la Farnesina, che organizza numerose iniziative, l'ultima martedì scorso a Firenze, per promuovere l'insegnamento e la diffusione della nostra lingua nel mondo. In entrambi i casi i nemici sono l'incuria e quella vocazione all'autolesionismo che sembra far parte del DNA nazionale. Per fortuna non si parte da zero. Nelle università cinesi ci sono 4.000 studenti iscritti ai corsi di italiano. In Egitto, in 326 scuole di 8 governatorati, studiano l'italiano 132.000 ragazzi. In Australia gli allievi sono 210.000. All'estero in questo momento stanno frequentando regolari corsi di italiano 1.760.000 studenti di tutte le età. Dalla moda alle automobili, dall'architettura al design, il parlare italiano viene sempre più usato nelle strategie di comunicazione per garantire valore aggiunto a marchi e aziende. È un ingrediente decisivo in successi come quello che abbiamo sotto gli occhi in questi giorni con la Ferrari a Wall Street. Tra le task force che hanno a cuore il patrimonio e l'identità nazionali, un ruolo di primo piano se l'è conquistato negli anni il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che acquisisce, restaura e gestisce decine di tesori d'arte e siti che raccontano la storia del nostro paese. Non è un'attività asettica e sempre ecumenica. Due giorni fa a Venezia, per esempio, nell'ex negozio Olivetti di Piazza San Marco, gestito appunto dal FAI, il fotografo Gianni Berengo Gardin ha potuto finalmente esporre le sue immagini che documentano l'impatto delle navi da crociera nel bacino, mostra che il sindaco si era rifiutato di ospitare a Palazzo Ducale. Ne è nata una polemica dove, come sempre, ai diritti dell'ambiente sono stati contrapposti quelli del turismo in un duello letale per entrambi. Sottosegretario Giro, quanto vale la lingua italiana da un punto di vista economico? Tanto. I nostri istituti di cultura vivono di corsi di lingua. E la Dante è una grande organizzazione risorgimentale che vive di corsi di lingua. Tante scuole, gli enti gestori, le nostre collettività all'estero hanno creato molte scuole. Questo nonostante l'italiano sia una lingua che si parla solo in Italia, no? Quindi non è come lo spagnolo o il francese, a parte anche l'inglese. Anche questo ovviamente va sfatato perché l'italiano si parla molto più di quanto noi crediamo. Io stesso, ammetto, sono rimasto sorpreso, e per questo che l'anno scorso ho voluto gli stati generali della lingua e la settimana scorsa abbiamo fatto il punto a un anno e faremo a Firenze gli stati generali l'anno prossimo. Allora, innanzitutto, dall'anno scorso a quest'anno gli studenti in lingua italiana sono passati da 1.500.000 a 1.700.000. Va anche detto che l'italiano si parla in tanti ambienti dove noi non neanche sappiamo. Ci sono le nicchie tradizionali, come sono la lirica, chi si occupa di calcio, chi si occupa di automotive, chi si occupa di design, e ci sono di arte, il 600 barocco, devono saper parlare l'italiano. Ma al di là delle nicchie, ci sono moltissimi che parlano italiano. Noi scopriamo ogni giorno, abbiamo fatto un albo delle persone famose che parlano italiano, abbiamo scoperto che c'è veramente di tutto. Ci ricorda qualcuno? Da Nicole Kidman a, adesso non mi vengono i nomi, ma Mozart e Beethoven che scrivevano pianissimo, forte, fortissimo, adagio, voglio dire. Vorrei chiedere a Silvia Truzzi se ti stupisce questa popolarità della lingua italiana nel mondo? È la quarta lingua insegnata nel mondo, non parlata. È vero, insegnata. È vero, e questa è una cosa molto bella e mi sembra giustissimo incentivarla, però non perché questo aiuta l'economia, cioè nel senso è un buon effetto collaterale, mettiamola così. Io credo che la lingua italiana sia un patrimonio da salvaguardare
Ma a prescindere in Londra, perché dici se aiuta anche l'economia? Se aiuta anche l'economia va bene, però non è che se nel momento in cui questo smette di aiutare l'economia dobbiamo smettere di sostenere l'italiano, questo intendo dire, no? Ecco, la lingua è importante in sé, no? È un patrimonio in sé. L'anno scorso, se vi ricordate, Anna Maria Testa lanciò una petizione per salvaguardare però l'italiano domestico, no? Molto, come dire, imbastardito dalle tante importazioni da lingue straniere, di cui bisogna dire anche i nostri governanti, fanno un po' troppo uso, e anche qui è un po' un camouflage, per usare appunto una parola straniera. No, ma è molto vero questo discorso, perché è vero che va, come dire, difeso a prescindere, scusatemi, ma questo è importante, perché è una lingua letteraria, è una lingua riguarda l'umanesimo, ed è questo anche che spinge verso l'italiano in zone in cui non te lo aspetti. Detto questo, c'è una nuova classe media nel mondo, sono quasi 1 miliardo di persone, che consuma cultura. E quindi consuma anche questi fenomeni. E per esempio vuole mandare i figli a scuole di qualità. Lo sa che cosa è anche molto apprezzato, questo in Europa almeno? Il sistema di insegnamento italiano. Costruire scuole italiane all'estero, laddove c'è domanda di buone scuole, col nostro sistema scolastico, in italiano, o bilingui, perché non bisogna fare la guerra all'inglese, eccetera. Può essere un business. Magnifico, e poi truccio. Marco Marolico, un grandissimo intellettuale francese e detto da un francese importante, mi disse poco tempo fa che quando lui incontra un ragazzo che magari sta facendo l'ENA, l'École Nationale d'Administration a Parigi, ma che esce da una scuola, da un liceo classico italiano o un liceo scientifico anche, la differenza si vede immediatamente, cioè la qualità della scuola italiana è ancora straordinaria, che se ne dica poi. Il mio omologo, il viceministro spagnolo, mi scuso, me lo sono trovato davanti a Madrid in una conversazione, ha cominciato a parlare italiano, aveva studiato al liceo di Madrid e mi ha detto: guai a voi se chiudete quel liceo. Silvia, cosa volevi dire? Sì, no, io volevo dire che io non sono affatto contraria all'inglese, mi piacerebbe che però utilizzassimo le parole italiane per quando si può fare, no? Certo, ne abbiamo tante. L'italiano è una lingua ricchissima, quindi certo. No, device ci invidiano le nostre parole. Signora Gruber, l'abbiamo fatto.